Ciao a tutti, dal Bastardo Outlaw Picker. Siamo nella sezione giri di blues, dove stiamo analizzando le 4-5 tonalità con le quali è un po' più agevole suonare un giro di blues standard in 12 battute sull'ukulele. Abbiamo analizzato il Do, abbiamo analizzato il La, oggi analizziamo il giro di blues in Sol, sempre con la solita struttura del walking bass che ci consente di avere già una sensazione di movimento e di sincope un po' più marcata per poter fare un accompagnamento che ha già un pochettino, che anche nel nostro piccolo è basilare, ma ci interessa comunque che si inizi, che voi iniziate a percepire bene la struttura e come ci si può muovere all'interno di quella struttura. Poi tutto il resto si costruisce sopra, le variazioni, le aggiunte di accordi e tutto il resto. Benissimo, il giro di blues in Sol, che chiaramente contempla l'accordo di Sol, l'accordo di Do e l'accordo di Re. La struttura è sempre la stessa, 4 battute sulla tonica, 2 battute sul quarto grado, la sottodominante, 2 battute sulla tonica, una sulla dominante, una sulla sottodominante, una sulla tonica e il turnaround, che risolve il giro. Cosa significa un giro risolto? Il giro inizia, si sviluppa, si risolve e poi può ricominciare da capo e si può andare avanti, come si dice, ad libitum, per giorni, anche settimane, dipende da quanto bevete. Benissimo, il giro di blues in Sol. Due degli accordi che facciamo qua, anzi no, tutti e tre gli accordi che facciamo in questo giro sono accordi che avrete già visto nei giri di blues prima, perché per forza di cose tornano in altri ruoli, ma ritornano. 4 battute in Sol. Importante da farvi notare, che faccio notare in questo video, ma sono trasversali a tutti i giri blues, e cioè innanzitutto lo strumming. Come vedete, io ogni tanto suono così, tutta in downstroke, e alle volte suono così, con un alternate picking, diciamo, comunque un'alternanza di down e upstroke. Le differenze sono minime dal punto di vista esecutivo: quello tutta in down, diciamo cosiddetto con la tecnica del double down, perché fa down, 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 così, è un po' più incisivo, no? appena più staccato, un po' più ritmico. Quella fatta più rotonda, dice la parola stessa, è un po' più rotonda, quindi diciamo che si equivalgono, diciamo, si possono essere utilizzate tutte e due. Una va un po' più verso un'accezione un po' più ritmica e l'altra va un po' più verso un'accezione un pochettino più rilassata, no? Per cui è anche bello saperla questa cosa qua. Ok, altra cosa importante è che, come avrete notato, io l'undicesima battuta, quella in cui faccio l'ultima volta l'accordo di Sol, questo accordo lo faccio durare in realtà ancora un tempo in più, cioè vado a suonare anche l'uno della dodicesima battuta, cioè faccio 1, 2, 3, 4, 1, chiudo sul Sol e poi, e quella che sarebbe l'ultima battuta, in realtà il primo tempo ce l'ha ancora con il Sol che suona, e i tre tempi dopo il turnaround. Non è che sia un cliché che va fatto così e basta, se non sbagliate, però dà già un senso un po' più di movimento al vostro giro di blues, no? Se voi siete qua, andate a fare l'ultimo, one, two, three, four, five, five.
che è un po' meno scolastico rispetto a... Sfasa leggermente la frase, l'accompagnamento in questo caso, e lo rende un pochettino più movimentato, diciamo, no? Sempre un pochettino più vicino a questo concetto di walking bass, di questo suonare muovendosi, rotolando in avanti, no? Camminando in avanti, con degli accenti come quello dello shuffle. Pa, 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 pa. Ci arriva ancora un filino in ritardo e poi... E poi un pochino più affrettato faccio questi ultimi accordi e rende un pochettino più un'atmosfera coerente. Ok? Questo era il giro di blues in sol in 12 battute. E il bastardo vi ringrazia, vi saluta, vi invita ad andare a iscrivervi al canale Honky Tonk dell'Honky Tonk School, a vedere tutti i video dell'Honky Tonk School Ukulele Academy. E per qualsiasi domanda, come dico sempre, c'è la nostra email, il sito, c'è la pagina di Facebook sia dell'Honky Tonk School che della Ukulele Academy. Se volete contattare Trifola, che avrete visto passare in quest'ultimo momento o della quale sentirete le zampette sul palchetto, potete farlo attraverso noi. Grazie mille a tutti e arrivederci.